Wahekuju, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Quindi cosa si fa oggi? Facciamo un po' insomma di partite contro gli altri giocatori. Invece che cooperare, o possiamo fare cooperazione? Facciamo un po' di competizione intanto. Ero rimasto al livello C, ero arrivato? O ero ancora a D? Perché le ho vinte se non sbaglio alcune. Ok, siamo 4, perfetto. Children 12, Drama 64 e Felix VJ 08, 2008. Io sono Mario? Oh! Speriamo che non lagghi! Quello era un lamento. Ok, io skippo quelli li skippo. Non mi interessa, non li voglio. Cioè, quello spara a caso. Oh, beccati questa. Primo! Primo! Vedi? Vedi ogni tanto skippare le cose che non servono? Ah, hai vinto! Grazie, lo so che ho vinto. Normale, anche se... Insomma, era una cosa un po'... facile. Sono ancora a rango D. Oh, poco più di 500 punti per arrivare ad un nuovo rango, al rango C. Io sono Todd Blue, ok. Forte quella maglietta con il blocco con gli occhi e le gambine. Epic Armada, quindi Super Mario Maker Remake, l'ha già fatto? Grazie per il supporto, mostratomi. Oh, 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 oh. Dico grazie per il supporto, dato che comunque sia, stavo praticamente... Ecco, preso e perso praticamente, vai, grande Andrea. Way to go! Way to go! Questo è il modo! Ok, ancora... Ok, ma sono tutti quanti morti? Grazie! Grazie! Ok, questo qui aspetto, sono paziente. Ma no, gli ero saltato in testa la bomba. Perché? Perché mi ha fatto morire come un pezzente qualunque. No. Sì, fammi rispawnare sopra il goom. Ma io non so cosa sta succedendo là sopra, ragazzi. Non ci sto capendo nulla. Perché? Perché? Tutti questi Goomba qui a scassare gli Zebestraus. Su, per favore. Allora, qui c'è la pianta. Qualcuno ha preso la pianta, bravi. Ok, no, cos'era? Ok, quindi faccio l'epic jump. Woohoo! E come l'ho superato? Non lo so neanche io. Ok, la bomba che scoppia il rimbo. Ok, qui si può scendere, pensavo di dover. Ok, scendiamo qui. Oh, cosa succede qui? Ok, è arrivato. Mannaggia, sono arrivati. Niente. Ho perso, mi sa. Ma c'è una pipe da quale andare? Ok, questa qui, la verde, che era l'ultima. Ma sono arrivati o mi sbaglio? Non so come mi sono salvato lì, non lo so, non lo so davvero. Ok, ok, ho preso danno, non importa, non importa, scendiamo. Checkpoint! Non sono il primo ad aver preso il checkpoint, c'è Gabby TV che ha preso il checkpoint prima di me. Ma a quanto pare neanche lui riesce a completarlo bene questo livello. Quindi, oh, Harry, eccolo. Oh, trovata! Altro checkpoint, bene. Aia. Dovevo aspettare. E passo qui. Vabbè, non l'ho preso, non fa nulla. No!
Invincibilità! Sì, è un extra. È un extra hit, eh? Però. Siamo tutti quanti in ritardo, ragazzi. Siamo tutti quanti in ritardo. Che figlio di una grandissima trottolina! Ma l'avete visto? Mi ha fatto perdere di proposito! Cosa è successo lì? Sarò un attimo incastrato. Oh mio Dio, quale devo andare ora? Ok, questa. Così a caso. Perfetto. Ragazzi, cosa? Ah, questa qua sopra? Ma era così anche prima? Arrivo primo! Ho vinto anche questa! Non ci credo! Da paura! Wow! E insomma, è carina l'idea, quindi metto bello, dai. È carina molto l'idea di scegliere in quale tubo andare. Poi lì, insomma, è bello, dai. Non è che perché ho vinto allora metto bello. Infatti quello di prima ho vinto e ho messo... Ma, insomma, non era niente di che. Ok, facciamo anche qua terza. Electro Kid l'ha fatto questo livello. Vediamo un po', acquatico? Ma. Oh. Ma levatevi dalle scatole! È bello che loro stavano lì a litigarsi primo posto, arrivo io, tranquillo, rubo tutto. Cioè, rubo, insomma. Ah, ok, lì c'è... Cosa? Fregato! Ragazzi, sta laggando parecchio. Ah, accidenti ragazzi, con il lag non si capisce nulla. Ok. Ah, cavoli, mi sa che Mario prenderà la... Ti puzza, Raya. No, cosa è successo? Ha preso la chiave? Oh, grande Big Brain, chi l'ha capito per primo? Grande Big Brain. Salvato all'ultimo, non so come. Qui bisogna andare, qui. Sì, sì, è questa la strada, è questa. Bitches! No! No! Che sbaglio che ho fatto! Oh, shitteroni. Ci saltiamo in testa per prenderci la chiave. Io me ne vado. Ciao. No, ha preso lui. No, maledetta Toadette. Ok, è l'ultimo entrato io. Ok. Da qui nulla, perché quella pipe non conduce a nulla? Ok, ecco perché. Ok. Mamma mia ragazzi, che bello. Oh, scusami. Ok, grazie. Oh. No. Giustamente ci voleva quello stronzo che andava lì, no? Eh.
questo è fatto male. Infatti questa non è competizione, ma è collaborazione. No, è fatto male in questa maniera. Non è un livello per fare contro. È un livello per cooperazione e non competizione. Però mi sono divertito lì a saltare in testa agli altri. Perché se salti in testa alla persona che completa il requisito, tu a quel punto allora puoi prendere la chiave oppure quello che comunque sia hai in quel momento. Vediamo, poi sono Todette. Ok. Sono contro due bambini e una persona quasi normale. Cioè penso sia normale, perché quasi normale? Normale, tranquilla. Vediamo un po'. Poi ho una parte bloccata dello schermo perché sono stupido e ho messo male. E ovviamente chi è che muore? Ah, cavoli. Va bene, la cosa buona è che posso dashare attraverso loro con l'invincibilità. Spero non raggiunga nessuno il traguardo prima di me. Vai, cavoli, però se lagga, ragazzi. Cos'è successo? Dai! Ma... ok, se si salta funziona meglio. Ok. Ah, cavoli. Il lag, ragazzi. Mamma mia, si gioca malissimo. Ok, devo andare di qua. Cavoli. Non riesco a capire da dove scendo. Non riesco a capire. Ah. Ok. Vai. Ragazzi, non si capisce. Ok. C'è la pipe qua, mamma mia. Ok, esco da qui. Perfetto. Per fortuna non c'è nessun blocco. Nessun blocco di Kaizo, ma qualcuno sta respawnando lì, perché? O forse quando stai per vincere però passa troppo tempo, allora ce l'hai lì. Va bene, due vinti e due persi, insomma, sono abbastanza soddisfatto, livello normale, non è che fosse particolarmente bello o particolarmente impegnativo, ma la mia testa si blenda con il green screen dietro. Ma non importa, due vinte, due perse, sono soddisfatto. Mi va bene così, ho perso 8 punti, ma non importa. Il livello di prima, ragazzi, quello che ho messo il cuore spezzato è perché non era un livello da competizione. Ci voleva lo stoccafisso, a quel punto sono stato io, perché ho visto che non poteva essere tutti quanti lì sotto, perché sembravano dei cagnolini che stavano aspettando che gli buttavi il pezzo di carne. Allora io che ho detto, sapete che c'è, andiamo lì e facciamolo noi sto cavolo di P-Switch. Non importava più a un certo punto, perché ragazzi, era da cooperazione. Purtroppo alcune volte mettono le tag competizione e allora non va bene. Cioè, è una fregatura fare quel livello competizione. Io come sempre però vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto. A me questo episodio è divertito moltissimo. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!